sinceramente io ti dico che questa non è una pratica nuova. Noi in consiglio comunale, io tutti non sanno, però sono ancora in carica consigliere comunale, questa pratica l'abbiamo spulciata da... sono 3 anni che ce l'abbiamo sul tavolo e abbiamo cercato di prendere delle iniziative sia come consiglio comunale che come consiglieri singoli. Io ho sempre detto che se la politica non riesce più a gestire l'acqua, non serve più a niente. E con Riviera Acqua è successo di tutto e di più. Io purtroppo il caso di Riviera Acqua nel comune o nella provincia di Pera non è isolato, perché è seguito da tutte le partecipate, dall'RT, Area 24, e purtroppo si va sempre a far ricarico sui cittadini l'ultima ruota del carro, gli sbagli che fa la politica e l'amministrazione. Anche questa volta non cambierà la situazione. La politica ha aspettato che morisse questa società per poi venderla ai privati, e questo secondo me è uno scandalo. Abbiamo fatto un referendum, penso che anche tante persone che adesso votano per l'entrata del socio privato abbiano votato anche loro il famoso referendum dell'acqua pubblica, che è stato un plebiscito, e non riesco a capire, ripeto, come faccia la politica a non riuscire neanche a gestire l'acqua. Se noi come amministratori e politici non siamo più in grado di assolvere questi compiti, secondo me ce li dovremmo andare tutti a casa. Innanzitutto è un problema che copre tutta la provincia, però stando anche alla documentazione sembra che soltanto 32 comuni sono citati, gli altri 34 non rientrano nell'elenco. E questo poi dovremo chiedere anche lì ulteriori spiegazioni. Per quanto riguarda l'utenza, numerosa si è rivolta presso i nostri uffici. Noi abbiamo fatto delle assemblee a Ventimiglia, abbiamo fatto delle assemblee presso la Camera di Commercio di Imperia, e questa sera siamo qui con le 5 Stelle a presentare un'iniziativa aperta a tutta la cittadinanza per quanto riguarda queste problematiche. E diciamo che inizialmente avevamo proposto anche con i nostri legali la questione di rateizzare le bollette in base alle normative di legge. Su questo poi abbiamo fatto un leggero passo indietro subito, perché abbiamo stipulato un altro protocollo per quanto riguarda l'oggetto, reclamo di fatturazione con conguaglio. Qui metteremo tutti gli estremi dell'utenza, con la fatturazione, codice fiscale e tutto quanto. Motivo del reclamo: alla luce della decisione assunta dalla Corte Costituzionale della sezione 3 del 23/6/2021, numero 17.959, e ordinanza, chiede che l'importo della fattura e la data che venga nuovamente determinato, eliminando il ricalcolo retroattivo della voce conguaglio, e ciò in attesa della definizione della causa ante il TAR relativa all'ordinanza che ha determinato il calcolo tariffario. Quindi questa è un modo innanzitutto di non pagarla dall'inizio, invece con la ratizzazione dopo il calcolo bisognava incominciare a pagare. Noi ci mettiamo nelle mani della magistratura, e quindi lei e quella magistratura poi deciderà in che modo sono stati fatti questi calcoli, quello che spettava veramente rientrare nella fatturazione, se è, diciamo, lecito quello che è stato fatto, ci assumeremo noi le nostre responsabilità, e se non basta andremo ancora avanti. Grazie. Prego.